Uomini e donne, ex tronista confessa, la terapia psicologica e i disturbi. Disturbi alimentari, la terapia e il prossimo ricovero in una struttura specializzata. Negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé, l'ex tronista del programma televisivo Cancelletto Uomini e Donne, Valentina Dallari. Infatti già da diversi mesi i fans, e in generale gli utenti del web, hanno notato una eccessiva magrezza che li ha fatti preoccupare. Per questo sono partiti centinaia di commenti sotto le foto della Dallari che, però, non erano scritti solo da fans preoccupati. Numerosi, infatti, sono stati gli insulti che hanno ferito la ragazza, la quale, se inizialmente negava il problema, proprio oggi ha deciso di confessarsi. In un'intervista pubblicata da una nota testata online, Valentina ha parlato del momento delicato che sta affrontando in questo momento della sua vita. Mi sto godendo questi ultimi giorni di vacanza con la mia famiglia, ha dichiarato, poi entrerò in una struttura specializzata dove degli esperti si prenderanno cura di me. L'ex tronista ha dichiarato di soffrire di disturbi alimentari da un po' di tempo, anche se non sa ancora definire la sua malattia. Ecco le parole di Valentina Dallari nella sua ultima intervista. La Dallari ha confessato che i commenti offensivi sui social, come anoressica DMA, li vive molto male in quanto non è un problema da sottovalutare o che dipende da lei. L'anoressia è un volersi punire da soli, ha continuato l'ex tronista, non è un fattore puramente estetico, è un malessere interiore personale e molto profondo che non riguarda le altre persone, ma solo la persona interessata. Inoltre ha parlato della sua nuova professione, quella di Dallunga, che le permette di sentirsi appagata a sera quando torna a casa anche se sostiene degli orari difficili. Devo molto al programma televisivo di Maria De Filippi Uomini e Donne, Video, ha dichiarato Valentina, perché è stato un punto di partenza molto importante per me. Tuttavia la giovane Dallunga ha dichiarato di non essersi mai sentita parte integrante di quel mondo in cui basta pubblicare una foto con una maglietta o col fidanzato per avere dei sostenitori. Infatti il suo nuovo lavoro le consente di farsi conoscere ovunque vada e di far divertire le persone che ascoltano la sua musica. Infine la storia d'amore col suo manager è stata oggetto dell'intervista ed è saltato fuori che Alessandro De Luca, sin da subito, ha creduto in lei e ha capito che era diversa dagli altri. Alessandro mi ha insegnato ad inseguire i nostri sogni con costanza e fatica ed ha costruito un progetto su di me.